La Juventus di Max Allegri chiama. La Roma di José Mourinho risponde presente. Ragazzi, dopo le tre italiane presenti nei quarti di finale di Champions League, il Milan di Stefano Pioli, l'Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Luciano Spalletti per la prima volta nella storia, lo ricordiamo, ai quarti di finale di Champions League saranno due le italiane presenti nei quarti di finale dell'Europa League. La Juventus, la vecchia signora, la formazione bianconera di Max Allegri, dopo il successo all'andata a Torino, grazie al colpo di testa vincente firmato dal Fideo Angel Di Maria, dopo il successo 2-0 con il gol ritrovato di Dusan Vlahovic e soprattutto la firma di Federico Chiesa nella finale. Dopo il 2-0 invece inflitto nella capitale allo Stadio Olimpico di Roma dalla formazione giallorossa di José Mourinho, lo Special One dopo aver trionfato lo scorso maggio in quella di Tirana grazie al gol dell'ormai ex giallorosso Nicolò Zaniolo contro il Feyenoord, possibile avversaria domani in quel dell'Urna di Nyon a partire dalle ore 13. Vi ricordo l'appuntamento tra pochi minuti, tra qualche ora anzi, con la simulazione del sorteggio dei quarti di finale di Europa League e staremo anche comunque domani in compagnia per commentare, analizzare sempre con il sottoscritto il sorteggio di Nyon a partire dalle ore 13, dopo il 2-0 dell'andata con la firma quasi in estirada di Stephane El Shaarawy, il faraone che è tornato dopo un periodo di grande difficoltà personale con poco minutaggio fuori dalle rotazioni di José Mourinho, un gol ritrovato, un gol che ha dato sicuramente tanta speranza per questo finale di stagione all'ex giocatore del Milan, un punto di riferimento in questa seconda parte di stagione, vista anche la partenza di Nicolò Zaniolo, destinazione Galatasaray. Il colpo di testa di Marash Kumbulla invece a sigillare questa sera il ritorno in quella di San Sebastiano, o meglio dire nella bolgia di San Sebastiano, perché allo stadio de Anoeta la formazione di Imanol Al-Ghawsil ha cercato in tutti i modi di poter riaprire la disputa, di riaprire il discorso qualificazione con un match comunque giocato con grande intelligenza, con il possesso palla, la caratteristica principale della quarta forza del campionato spagnolo in piena zona Champions League, ma con lo 0-0 rimediato questa sera sono sei partite tra campionato e Europa League senza vittoria. Quattro pareggi, due sconfitte nelle ultime sei gare per la Real Sociedad. La grande chance, neanche a dirlo, al 68esimo con il cross di un sempre presente e soprattutto comunque molto molto complicato da marcare Mendez, il cross di Mendez, il colpo di testa di Oyarzabal, la grande risposta e il miracolo di Rui Patricio al 68esimo e poi lo stesso tentativo del nazionale spagnolo che colpisce la traversa. Il colpo di testa del gigante norvegese Sørloth ad inizio di presa, sempre sul cross da parte di Mendez al 47esimo, palla che si spegne
alta sopra la porta difesa da Rui Patricio e il colpo di testa di Zubeldia, palla a lato al 75esimo. Queste sicuramente le tre occasioni principali nella seconda frazione, nel secondo tempo per la formazione di Imanol Alguacil, che dopo una prima frazione sottotono in cui invece era stata la Roma che, seppur con poche occasioni, una partita quasi tutta improntata con una forte fase difensiva per non riaprire il discorso qualificazione in nessun caso, la Roma che va vicino al vantaggio grazie ad uno schema su calcio piazzato, Pellegrini che libera il sinistro di Paolo Dybala, deviazione da parte di Sorloth che va quasi a beffare l'estremo difensore Remiro, palla che fa la cosiddetta barba al palo al 15esimo. Questa è l'occasione principale per la formazione giallorossa e comunque da annotare, da commentare il gol annullato al 45esimo del primo tempo a Chris Smalling per il tocco sospetto con il braccio dagli sviluppi di un corner battuto ovviamente dal sinistro magico di Paolo Dybala, palla prolungata sul secondo palo con il tocco vincente di Chris Smalling che avrebbe completato una doppia sfida perfetta. Perfetta per la Roma di José Mourinho, per la Roma dello Special One che per il secondo anno consecutivo vola ai quarti di finale di una competizione europea. E lo sappiamo lo scorso anno come si è conclusa la spedizione europea per la formazione giallorossa. Vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!